Il giorno fa vi ho mostrato l'unboxing dell'Android di Inuyasha. Oggi invece vi mostrerò quello di Kagome. Come prima cosa proverò quella arrabbiata. Lascio un po' di segni di pittura della frangetta sulla sua fronte. A quanto pare la Good Smile ha finalmente cambiato il pezzo per poter mantenere sulla basetta gli Android con i capelli lunghi. E infatti già nel video di Inuyasha dicevo che il classico pezzo dava davvero pochissima mobilità alla testa, quindi proviamo subito questo nuovo e vediamo se ci sono effettivamente dei miglioramenti. Devo dire che così è decisamente meglio, finalmente la testa è libera di ruotare, di alzarsi e di abbassarsi. Adesso invece proviamo a metterla in posizione d'attacco. Aggiungiamo la mano che tiene la freccia al braccio piegato. Dall'altro lato invece metteremo il braccio dritto. Mettiamo la mano al braccio dritto e mettiamo quella che tiene l'arco. Dobbiamo anche mettere la faretra con le frecce dietro la schiena, perché ha appunto il buco per il piedistallo. Credo proprio che la lascerò così.